Ciao a tutti ragazzi da Zebra. Betis Roma 1 a 1. Mancano pochi minuti alla fine, ragazzi. Ma bella, una bella partita, una bella partita. Non mi aspettavo una Roma in casa del Betis così. Ragazzi, prima di continuare, iscrivetevi al canale. Spollicio, tanti pollici, mi piace, mi piace, mi piace. Continuate e condividete e attivate la campanellina. Iscriviti. Iscriviti, romanista, iscriviti, iscriviti. Comunque, stavo dicendo, una bella Roma. Una Roma che in campo si è imposta in campo, in alcuni tratti dominato, bisogna dire la verità, in alcuni tratti della partita, del primo tempo, ha dominato la Roma. Però, con la produzione, una marea di gioco prodotto, ha concluso poco. Questo 1-1 è finita. Questo 1-1 gli va molto stretto, secondo me. Adesso è a 4 punti insieme al Ludogorets. E a 4 punti. Il Betis va a 10. Il Betis va a 10. Quindi la Roma deve lottare per il secondo posto. Ma non è detto, ma il secondo posto. Per il secondo posto. E la Roma si deve dare una svegliata in un certo senso. Perché non è possibile che produce gioco. Comunque produce. Si impone come ha fatto, ma conclude poco in porta e poco cinema in porta. E questo deve migliorare, deve migliorare, perché partite con prestazioni del genere, in questo caso in casa del Betis, non puoi fartele scappare in questo modo. Non puoi fartele scappare in questo modo, perché comunque hai prodotto, non è che dici ma ho subito il Betis e finisce là. Mourinho, dodicesimo uomo in campo, vorrei tanto un allenatore anch'io, Juventino, sulla mia panchina di quel genere, ma non perché solamente Giuseppe Mourinho, a parte quello, è proprio perché, come notato nella partita, come posizionavo i calciatori, non mi sta piacendo in quella posizione, ti ricambio. Ti dico che devi fare così e così tu devi fare. Io ti dico come devi giocare, tu devi giocare in questo modo. E i calciatori in campo lo ascoltano e agiscono di conseguenza. Danno l'anima per lui, il loro condottiero. E quello che Allegri non è più per la Juventus, non è più Allegri per la Juventus. Vedete la differenza? Vedete la differenza? Ecco perché ho scritto comunque il dodicesimo uomo in campo è José Mourinho. Ragazzi, ragazzi, è la verità. Alla Roma, peccato, gli mancava comunque delle assenze importanti come Dybala, e lì davanti Dybala ultimamente, se non si infortunasse, tra l'altro c'ho anche a Fantacalcio, vabbè, è un altro discorso, se non si infortunasse, beh, la Roma davanti sarebbe stata ancora più pericolosa e andrebbe a concretizzare tutto ciò che ha prodotto in quel caso, perché ha prodotto una marea di gioco, ragazzi, una marea di gioco, una marea di gioco. Però non gli è servito, è finito a 1-1 e ancora deve lottare. La Roma deve ancora lottare e deve crescere sotto porta, diventare ancora più cattiva e più precisa sotto porta. Secondo me ha bisogno di qualcosa lì davanti la Roma, ha bisogno di qualcosa. Comunque, ragazzi, ai romanisti, dai, alla fine in casa del Betis è andata bene, è andata bene. Io vi saluto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.